Ben trovati al telegiornale di Teleischia nella lingua italiana dei segni. Terremoto nel mondo della nautica partenopea dopo l'indagine portata avanti dal PM Woodcock, dalla quale sono scaturiti una serie di misure di custodia illustri che non hanno risparmiato neanche il personale della Guardia Costiera. L'ipotesi di reato ruoterebbe intorno alla concessione irregolare di patenti nautiche e altri documenti, con alle spalle un importante giro di affari che, secondo l'indagine, vede coinvolti anche intermediari, medici e altri professionisti. Il bilancio, per il momento, vede 2 custodie cautelari in carcere, 6 agli arresti domiciliari, un divieto ad esercitare la professione sanitaria e 20 obblighi di presentazione all'autorità giudiziaria. Un altro albergo isolano che viene venduto. A finire all'asta è l'hotel Solemar di Ischia. Un edificio di 5 livelli con 78 camere direttamente sul mare ischitano e a pochi metri dal centro cittadino di Corso Vittoria Colonna. La vendita avrà inizio con un'asta senza incanto con modalità telematiche a partire dalle 16 del 5 marzo. Il prezzo base è 7 milioni con un'offerta minima di 5 milioni e 250 mila euro. Il termine della gara è previsto per le ore 11 del prossimo 7 marzo. Rispetto alla nuova legge sulla autonomia differenziata, si aggiunge al coro dei contrari anche il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo. Secondo Schiavo, si rischia che aumenti il divario tra i territori. Ai nostri microfoni ha poi dichiarato: la riforma penalizza le imprese del Sud. Lo sport, il calcio, Serie D, il prossimo 18 febbraio contro il San Marzano, l'Ischia Calcio dovrà fare a meno di Valerio Baldassi e Giovanni Vito Ballirano, che sono squalificati dal giudice sportivo. Diffidato invece Gabriele Pastore. Per il momento è tutto, appuntamento a domani.